Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94 in un nuovo video della rubrica Parliamo di Mercato. In questi ultimi giorni si sta parlando molto di un possibile affare riguardante il centrocampo della Roma, con due giocatori già della Roma come possibili partenti e altri due che ovviamente verrebbero a sostituirli. Ovviamente se parliamo dei centrocampisti visti come possibili partenti, il primo nome che viene fatto tra tutti è sicuramente Miralem Pjanic. Da quando è finito il campionato e anche qualche giorno prima, ogni giorno c'è sempre una notizia su Pjanic che va da una parte, Pjanic che va dalla Juve, Pjanic che va all'estero. Si vede Pjanic in qualsiasi squadra tranne che alla Roma. In questo caso ovviamente si parla continuamente della possibile cessione alla Juve. Non ve ne voglio parlare troppo di Pjanic in particolare perché ci avevo già fatto un video precedentemente che vi posso lasciare qua in descrizione, però voglio parlare soprattutto della possibile cessione di Pjanic e di Paredes, con i possibili ingressi di Diawara e Witzel rispettivamente da Bologna e Zenit San Pietroburgo. Voglio parlare prima di tutto di Diawara. Allora, Diawara ha un grandissimo potenziale perché a soli 18 anni è praticamente un giocatore già maturo per la Serie A, è riuscito a giocare molto spesso titolare con il Bologna e essendo classe 97 non è una cosa da poco, e non è solo riuscito a giocare tanto ma è anche riuscito a giocare bene ed infatti la società del Bologna ha deciso di blindarlo chiedendo a ogni squadra che cerchi di comprarlo 15 milioni cash. E si sta parlando in questi ultimi giorni di una possibile offerta della Roma di 12 milioni più il cartellino di Paredes. E allora in questo caso io direi di no, perché Diawara sì è un ottimo potenziale e mi piacerebbe tantissimo vederlo con la maglia giallorossa, però 12 milioni più il cartellino di un altro nostro giovane talento mi sembra un prezzo un po' esagerato. Spero che comunque riusciremmo a imbastire un affare per questo giocatore, perché come vi ho appena detto mi piace molto, ha delle ottime qualità ed ha una maturità che difficilmente si trova in giocatori così giovani. Però se dovesse essere così l'affare, io preferirei cambiarlo, cioè magari dare qualche soldo cash in più, però non vendere Paredes, perché comunque mi sembra inutile prendere un giovane talento per tanti soldi e un altro giovane talento, cioè si rimarrebbe al punto di partenza però con 10 milioni in più, perché Paredes secondo me attualmente non è una sola pedina di scambio, ma è anche un giocatore che secondo me potrebbe far bene proprio con la maglia della Roma. Non è un giocatore come Muchan che tu lo ridai di lì e tanti saluti, cioè Paredes per me ha tutte le qualità per diventare un'ottima riserva della Roma, e quindi darlo via per prendere comunque un buon giovane però spendendo ulteriormente altri 12 milioni in questo periodo in cui si cerca comunque di risparmiare per tenere i giocatori più forti, secondo me è un po' una cavolata. Quindi se si riuscisse ad imbastire un affare diverso da quello di cui stanno parlando in questi ultimi giorni, si potrebbe anche fare. Io sarei contentissimo di vederlo con la nostra maglia, però se l'offerta deve essere solo questa, e cioè che il Bologna chiede soltanto Paredes più 12 milioni, io preferirei virare su altro. Alla fine ci terremmo Paredes, che comunque è un ottimo giocatore, e potremmo ottenere magari quei soldi per evitare di dover per forza cedere uno tra Pjanic e Nainggolan. Parlando appunto di Pjanic, ovviamente le voci sulla Juve si stanno facendo più frequenti, perché infatti si dice che la clausola vale anche per la Juve, quindi le voci sono diventate ancora di più. Ancora siamo in una fase di stallo perché ancora non si riesce a capire se Pjanic rimarrà o se andrà alla Juve, se andrà all'estero. È ancora una situazione di stallo, perché comunque anche Sabatini ha parlato di quella operazione a coda maculata, insomma anche come cazzo l'ha definita, per far sì che rimangano sia Pjanic che Nainggolan. Poi anche le parole di Spalletti non mi hanno confortato particolarmente, perché non è sicuro che Pjanic resterà alla Roma. Noi purtroppo non possiamo fare altro che aspettare e non fidarci di tutte le voci di mercato che leggiamo. Io comunque ve ne voglio analizzare qualcuna insieme a voi, però non dobbiamo fidarci di tutte le voci che vengono fatte, perché i giornalisti, soprattutto durante il periodo di calciomercato, sono così. Sentono una parola così, una parola colà, e ci fanno un articolo. E le volte fanno degli articoli anche su giocatori di cui non si è mai parlato, cioè dici la Roma gli serve un attaccante, peschiamo tra gli attaccanti che potrebbero andare via Falcao, andiamo Diego Costa e così via. Quindi io comunque ve li voglio analizzare perché voglio dirvi cosa ne penso io, però neanche io mi fido tanto di tutte queste voci di mercato che vengono fatte, perché ne vengono fatte una marea ed è impossibile che tutte quante siano veritiere. Concludo parlando ovviamente di Witzel, perché è uno dei possibili candidati come sostituto di Pjanic. A me Witzel piace, diciamo che mi piaceva di più quando era al Benfica, invece con lo Zenit è un po' calato, non ha dato il suo massimo potenziale in terra russa. Quindi diciamo che io non lo prenderei,
per sostituire Pjanic e basta, nel senso che non è che do via Pjanic, prendo Witzel e non ci guadagno niente. Io comunque, se dobbiamo vendere Pjanic, spero che comunque oltre a prendere Witzel ci rimanga anche un conguaglio economico per poter puntare ad altri giocatori, perché se lo scambio deve essere anche non con lo Zenit, però diamo via Pjanic e prendiamo Witzel, punto. Questo non mi piace come affare, sia come con l'affare di Diawara, sono due affari che non mi piacciono per la dinamica con cui sono fatti, però sia Diawara che Witzel sarebbero due ottimi giocatori per rinforzare il centrocampo della Roma, però se uno deve venire per mandare via Pjanic senza guadagnarci niente e se l'altro deve venire per spenderci 12 milioni e dare un altro nostro giovane talento via, io magari preferirei viare su altre strade. Quindi se riuscissimo a prendere Witzel e purtroppo per forza mandare via Pjanic ma tenere comunque qualche milione, io questo affare lo farei, perché il centrocampo magari non sarebbe rinforzato, però non perderebbe neanche tantissimo, diciamo. Con Pjanic ci perdi molto, però Witzel comunque secondo me potrebbe fare molto bene con la nostra maglia. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo affare, fatemi sapere se preferite Witzel e Diawara al posto di Pjanic e Paredes, e fatemi sapere quali dinamiche di affare vorreste fare voi, se volete che per esempio Paredes più soldi per Diawara eccetera eccetera, tutte le dinamiche di affare che vorreste voi fatemele sapere nei commenti. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Gladiatore Giallorosso94. Ciao ragazzi!